come on, join the army. We got to help each other. Come on, make revolution. Join the people's army. If we stand together, we'll all be free someday. We'll be free someday. We'll be free. Fratelli e sorelle, venite. Unitevi a noi. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Venite a fare la rivoluzione. Se cantiamo insieme un giorno sarò libero. Un giorno l'amore sarà libero. Saremo liberi di nascere, liberi di protestare, liberi di scegliere. Vedo il sole che sorge su un mattino nuovo. Sento voci che cantano questa nostra canzone. Se cantiamo insieme non ci vorrà molto. Un giorno nasceremo liberi, protesteremo liberi e ameremo liberi. I can hear voices singing victory songs. I can see people's eyes. Ecco un'intervista con Country Joe. È uno dei più celebri cantanti rock di quegli anni. There's a real danger in getting involved in a lot of hippie things. Il movimento hippie è stato, senza volerlo, estremamente materialista. I vestiti, le droghe e tutta quella roba lì. I ragazzi cercavano di imitare i leaders del movimento, i cantanti, gli artisti, ma non avevano i soldi per farlo. Per vestirsi di seta e di velluto ci vogliono un sacco di soldi. Non ce la facevano a circondarsi di fiori, di incenso. Il fatto che le stesse droghe fossero per molti troppo costose non rappresentò un beneficio. C'erano ragazzi che, per sostituirle, ingurgitavano dei veri e propri veleni. Ciò non toglie che la tendenza di base del movimento hippie fosse giusta. Voleva che la guerra in Vietnam finisse e voleva l'integrazione razziale. E poi amarsi gli uni con gli altri, le comuni come un primo passo verso il socialismo, un maggior rispetto per la natura e così via. Il movimento è sempre stato una cosa spontanea, ma ci siamo accorti che con la spontaneità si ottengono risultati limitati. Mi fai sentire la canzone che hai preparato per il festival contro la guerra, per i soldati a Tacoma? È una canzone che ho scritto in un periodo in cui volevo diventare Tom Jones. Però il suo agente non mi ha mai contattato. Così ho cambiato genere. La canzone si chiama Lo spettacolo è il mio mestiere. Chiedo alla gente se è pronta a battere le mani quando canto. In realtà è un invito ad aderire al movimento. And so they liked it very much, and they do it a lot. You know, it's also kind of a satire on Sly and the Family Stone. They're always doing that booga booga bonga 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 stuff, you know, where they chant things and so. I'll do it now, but I have to play. Ora dovrei fare le due parti da solo. The audience. Te la faccio io l'altra parte. Ah, la fai tu. Benissimo, allora. You're gonna clap. Okay. Entertainment is my business. And I want you to know that I'm trying to be a success and give you a very fine show. If you think you're ready, if you think you can, won't you get yourselves together? Let me hear you clap your hands. Just to catch a news, I got a plane to go down just to play for you. Entertainment is my business. I want you to know that I'm trying to be a success, give you a very fine show. If you think you're ready, well, come on every woman and man, won't you get yourselves together? Hey, let me hear you clap your hands. Qual è la tua canzone politica che ha avuto più successo?
Probabilmente è Mi sento come fossi stato inchiodato a morire, una canzone contro la guerra in Vietnam. I was working on a song called Who Am I the day that I wrote this song. L'idea mi è venuta all'improvviso una sera mentre finivo di comporre un'altra canzone, Who Am I? L'ho scritta in 20 minuti parole e musica. One, two, three, what are we fighting for? Crazy. And then I just wrote, you know, and it took 20 minutes. This ragtime pattern, you know, I don't know where it came from or what, but that was it. Then I finished it. And then we made a little record of it and we, you know, that was 1965. And abbiamo inciso un disco che è andato in tutto il mondo, anche a Woodstock. And then, now it's all over the world. You know. Give me an up! Venite tutti voi, grandi uomini forti. Zio Sam ha bisogno ancora del vostro aiuto. Si è cacciato in un terribile casino, laggiù nel Vietnam. Fatevi avanti, madri da tutto il paese. Spedite i vostri figli in Vietnam. Avanti, padri, non esitate. Mandateli via prima che sia troppo tardi. Siate i primi del rione ad avere un figlio che ritorna in una bara. Il Festival Rock è stato l'espressione più spettacolare della cultura hippie. Riuniva infatti tutti i motivi di questa cultura, senso della fratellanza umana, amore per la natura, per la musica, per la libertà, protesta contro l'autorità, il puritanesimo, la guerra. Si riunivano con il pretesto delle grandi orchestre decine di migliaia di giovani e per 3 o 4 giorni facevano più o meno tutto quello che volevano, malgrado le proibizioni, la polizia e i regolamenti. Un elemento in contrasto con l'ideologia hippie, la violenza. Non c'era festival che non si concludesse con qualche morto e qualche ferito. Già alla fine degli anni 60, i pareri su questi giovani in America divergevano profondamente. Del resto, uno dei maggiori studiosi del fenomeno, Theodore Rozak, li chiamò a suo tempo i nuovi centauri. La controcultura rappresentava, secondo il suo punto di vista, il ritorno a cose che nell'anima umana la civiltà moderna, ammalata di razionalismo, aveva trascurato. L'importanza degli istinti primordiali, dell'elemento dionisiaco, di qualcosa tra il divino e il bestiale. Secondo un giornalista conservatore come White, i valori della controcultura erano perle false a porci veri. Uno stile di vita ingiustificabile che consisteva nel fare l'amore con chiunque capitasse, ingurgitare indiscriminatamente qualsiasi droga venisse loro offerta, non lavorare, non lavarsi e vivere in maniera globalmente disgustosa. There's something in the way she moves, or looks my way, or calls my name. C'è qualche cosa nei suoi movimenti quando guarda verso di me, chiama il mio nome, che pare abbandonare dietro a sé questo mondo travagliato. If I'm feeling down and blue,
E se mi sento giù e triste e turbato per qualche stupidaggine, lei riesce sempre a farmi cambiare umore. E mi sento bene ora, ogni volta che l'ho vicina. Ora l'ho vicina quasi tutto il tempo e sto bene. She's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel fine. È possibile cercare di definire una ideologia hippie? La ricerca del successo, del denaro, corrompeva, sostenevano gli hippies, la società moderna, rendeva impossibili i rapporti umani. Proponevano quello che oggi ci appare un catalogo forse un po' ingenuo di buoni sentimenti: l'amore, la gentilezza, l'onestà, il preoccuparsi degli altri, la libertà da ogni pregiudizio sociale, l'egualitarismo. La grande speranza era questa: liberato dall'oppressione del potere e del denaro, l'uomo sarebbe tornato a vivere come in una sorta di paradiso terrestre. La nostalgia di un mondo senza colpa e senza peccato. È in questo contesto che va inserita la grande libertà sessuale degli hippies. I like to hear them best that way. It doesn't matter what they mean. She says them mostly just to calm me down. And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. And I feel fine. Fuori gli istigatori, perché c'è qualcosa nell'aria. Prima o poi dobbiamo metterci insieme, perché la rivoluzione è arrivata e tu sai che è giusta. Tu sai che è giusta. Dobbiamo metterci nell'aria. Dobbiamo riunirci prima o poi perché la rivoluzione è qui. Tu hai ragione. Dobbiamo unirci ora.